il racconto di quegli ultimi secondi di pace e silenzio, prima che la montagna spazzasse via il destino di molti, il boato improvviso, poi la fuga che ha salvato Riccardo Franchin, ingegnere 27enne di Barbarano Mossano, nel Basso Vicentino, come ci racconta al telefono il papà Mario. Quando ha capito l'agguato dalla vista che stava succedendo qualcosa di grave, è scappato, ha corso quanto poteva e poi è stato travolto dalla massa, lì ha perso conoscenza, si è rialzato, si è guardato intorno per vedere se riusciva a scorgere qualcuno dei suoi compagni, delle altre persone. Non ha visto nessuno e di lì e poi sono arrivati subito i soccorsi dal vicino rifugio e di lì poi è stato trasportato. Ancora sotto shock, Riccardo è ricoverato in ospedale a Trento con escoriazioni, un trauma al fegato, ma presto potrà tornare a casa. Il pensiero va ai suoi compagni di cordata che non ce l'hanno fatta, la loro guida alpina di Valdagno, Paolo Dani e Filippo Bari, il giovane papà del CAI di Malo. La speranza è rivolta all'amico Nicolò Zavatta, 22enne, studente all'Università di Padova, anche lui di Barbarano. Chiaramente scosso, ha chiesto più volte di... se ci fossero state notizie degli altri. L'apprensione di tutta la comunità rivolta a Nicolò, che risulta ancora disperso, e la vicinanza ai suoi familiari. Mi sono stati allertati appunto di questi due ritrovamenti, hanno visto questi due corpi, non hanno riconosciuto il loro figlio, pertanto sono fatto rientro a casa ieri sera e stamattina sono di nuovo in viaggio per Canazei. Intanto Francesco Rucco, presidente della provincia, che ha versato il tributo maggiore in termini di vittime, 3 quelle accertate e 4 i dispersi, si è recato al centro di coordinamento dei soccorsi a Canazei. Le ricerche continuano, crediamo nell'impegno delle forze del soccorso, appunto del soccorso alpino e dei carabinieri che sono in corso proprio in queste ore, l'impegno è massimo, speriamo che possano portare qualche buona notizia.